3 giugno 2017. L'attacco scatta alle 22.08, le 23.08 in Italia. Un furgone bianco preso a noleggio si lancia ad alta velocità sul London Bridge, uno dei simboli di Londra, e falcia un gruppo di passanti prima di interrompere la sua folle corsa contro un semaforo sull'altra sponda del Tamigi. È il panico. Il comando è composto da 3 persone, indossano finte cinture esplosive sul modello dell'attentatore di Manchester, Salman Abedi. Ma né la paura né la confusione, non si capisce quanti siano e che intenzioni abbiano. Decine le telefonate di persone che danno l'allarme. La gente fugge nel tentativo di mettersi in salvo, ma gli assalitori, al grido «Questo è per Allah», irrompono al Borough Market, brandendo lunghi coltelli da cucina, e infliggono violenti fendenti a chi non riesce a sottrarsi alla loro furia. Ci sono vittime e decine di feriti, alcuni gravi. Questo è il drammatico video ripreso da un'abitazione privata durante l'attacco. Dalla prima telefonata alla polizia all'arrivo delle forze speciali passano solo 8 minuti, solamente 6 per la prima ambulanza. I 3 membri del comando vengono uccisi. Ma gli agenti debbono assicurarsi che altri eventuali killer non siano confusi tra gli avventori e fanno evacuare i locali. Tutti mani in testa, lacrime e terrore. Chi si chiude nella toilette, chi si sdraia a terra. Ancora una volta le abitazioni private vengono aperte per mettere in salvo chi fugge. Ancora una volta Londra scivola nel terrore.